Piazza Santa Maria delle Carceri, dietro a Piazza San Francesco. A chiudere la piazza su un lato si trova l'imponente edificio del Castello dell'Imperatore. Se volessimo chiedere a qualche pratese chi sia l'imperatore che ha voluto la costruzione del castello, potremmo avere qualche sorpresa. Infatti, nell'immaginario collettivo, molti pensano che l'imperatore sia Federico Barbarossa, ma sbagliano, poiché la costruzione fu fortemente voluta da Federico II, il nipote del Barbarossa. Il castello ha una forma quadrata, ogni lato misura circa 40 metri. Agli angoli si trovano quattro torrioni quadrangolari e nel mezzo di ogni lato di nuovo un altro torrione. Le possenti mura del castello sono costruite in ciottoli di fiume e misurano circa 2,5 metri di spessore. Nonostante il castello sia stata una costruzione fortemente voluta da Federico II, l'imperatore non vi soggiornò mai. Infatti, nel suo progetto, la destinazione d'uso era quella per le truppe. Successivamente, nel 1700, Prato fu smilitarizzata ed il castello diventò prima ospedale per gli invalidi civili e poi fu venduto a privati cittadini che lo trasformarono in civili abitazioni, fino al 1940, quando fu restaurato e diventò monumento nazionale. Il 10 maggio 1934, alla presenza del re di Casa Savoia, fu inaugurato il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Scolpito da Antonio Maraini, il monumento, che mostra un angelo che sorregge una giovane madre che ha perso un figlio in guerra, fu ampiamente criticato poiché considerato troppo patetico. Piazza delle Carceri dal 2013 è pedonale ed è un luogo dove poter piacevolmente passeggiare all'interno della città.